volte siamo ritrovati ad affrontare situazioni che, al di là del ruolo istituzionale che uno ricopre, lo fai umanamente, quindi donne che vengono in ufficio, che lamentano, che denunciano, poi però hanno difficoltà a voler denunciare a quelli che sono gli organi competenti, per paura sicuramente, per paura di essere decontestualizzati da quella che è una vita quotidiana, ossia abbiamo donne che vengono e che hanno il primo approccio, si attiva il codice rosso e poi il codice rosso dà vita a tutta una serie di prassi, a tutta una serie di diciamo pratiche che poi fondamentalmente tolgono la donna da quello che è il contesto vitale e quindi decontestualizzate dal lavoro, quasi fossero non solo vittime di un sistema, vittime di un carnefice, ma proprio vittime di una burocrazia che è interminabile.